Coro pittore al signor Beauchesne, Parigi, 5 febbraio 1871. Caro signore, secondo quanto da voi richiesto, vi invio qualche nota biografica. Sono stato alla scuola superiore di Rouen fino a 18 anni, per poi passare 8 anni nel commercio. Non sopportando più la situazione, sono diventato pittore di paesaggi. Da prima allievo di Michelon, quando l'ho perso sono entrato nello studio di Victor Bertin e dopo mi sono lanciato da solo nella natura. Ecco tutto. Cordiali saluti, Camille Corot. Mi avete chiamato? Volete che vi racconti, che vi parli di quel periodo della mia vita nella Valle di Terni? Venite. Molti ritratti di donne nella mia vita, ma quella ragazza di Papigno scalza ancora me la ricordo precisamente, quella sua bellezza così italienne, così melancolica, quel suo portamento. Ero giovane allora, non avevo 30 anni quando ho voluto realizzare il sogno di venire in Italia, di dipingere in Italia. Era per me un'esigenza assoluta, sì, l'Italia. Ricordo che i miei genitori a Parigi erano molto preoccupati per quel viaggio in terre lontane, pericoli, difficoltà, briganti, ma mi amavano e volevano il mio bene. È una condizione. Prima di partire hanno voluto che gli lasciassi un mio ritratto, così avrebbero avuto un ricordo, un'immagine del loro figlio. L'ho fatto per loro, il mio primo autoritratto. Sono arrivato a Roma insieme al mio compagno, un artista, Karl Baer, nel dicembre del 1825. Ho trovato alloggio nella zona di Trinità dei Monti. È incredibile. Per giorni e giorni un tempo orribile. Pioggia, freddo. È la mia vita da pittore che voleva dipingere en plein air. Era iniziata proprio male. E poi è arrivato il sole. E combien? E quanto sole! Ho scritto così al mio amico Abel Osmond. Per più di 30 giorni di seguito sono stato svegliato al mattino dal sole che batteva abbagliante sulla parete della mia camera. Un sole, una luce che però per me erano fonte di sconforto, mi facevano disperare. Non ero abituato a dipingere con quella luminosità. E nella mia tavolozza avevo difficoltà a trovare i colori, le tonalità per quei paesaggi così splendenti. Ma veniamo a noi. Nel luglio del 1826 sono arrivato nella valle della Cascata di Terni e sono stato accolto dai conti graziani che mi hanno ospitato nella loro dimora a Villa Valle sotto Papigno. Bellissimo. Un'estate molto calda, come sempre da quelle parti. Ma lì vicino al fiume Nera si stava bene, c'era un'aria fresca.
Papigno, un magico piccolo paese di pietra e rocce, era proprio lì vicino. Lo vedevo dalla finestra della mia stanza e di quel village ho fatto molti disegni, 4 bozzetti dipinti là nei dintorni, en plein air. E me li ricordo proprio bene, 2 che guardano verso la valle, 1 contro le montagne dall'altra parte della valle e un altro con quella magica visione che si ha del piccolo paese in mezzo. Piccoli quadri, straordinari ricordi. E poi i 2 fiumi che sono là, il Nera con la sua vegetazione e il Velino che prima di cadere giù nel salto della cascata diventa rapido e vorticoso. E oui, la cascata, straordinaria, meraviglia. Un fiume d'acqua che precipita, la potenza delle acque, vapore e nebbie che salgono su, schiumare di acqua, ma anche tutta la vegetazione che si nutre di quel vapore verde, lussureggiante di alberi, muschi, felci, la magia e il mistero del sottobosco. E proprio nel fitto di quei boschi mi sono immerso, con il fragore di fondo della cascata, e là è nato in me il forte desiderio, la vocazione di diventare pittore di paesaggio. Lo scrissi l'8 agosto al mio amico Abel di questa mia profonda volontà di dedicarmi a quel tipo di pittura che mi avrebbe assorbito completamente, al punto da non pensare di avere altro tempo da dedicare a legami affettivi stabili con una donna, a sposarmi, insomma. Ho seguito en arrière, a ritroso, il corso del fiume Velino fino alla scoperta del lago di Piediluco. Un lago fuori dal tempo, melancolico, misterioso, di bellezza silenziosa. Non l'ho mai dimenticato. E infatti a distanza di anni ho riutilizzato l'immagine di quel lago in un dipinto che mi ricordava ancora la bella Italia. Un souvenir d'Italie. Prima di lasciare queste amate terre non potevo non andare alle rovine del Ponte di Augusto, dell'antica via Flaminia, nei pressi di Narni. Era settembre, ma c'era ancora un clima estivo, tempo secco, sole forte. E là ho dipinto il ponte, i suoi dintorni con la Valle del Nera sullo sfondo, tutti i colori della tonalità dell'ocra, giallo, marrone, insomma tutte le gradazioni della calda estate. L'impressione di quel luogo è stata così forte che l'anno dopo ho fatto ancora un quadro in atelier con il tema del fiume, di quelle stupefacenti rovine. Un dipinto più grande, più elaborato, da inviare al Salon de Paris nel 1827. Cascata, Papigno, ricordi, souvenir di quel tempo in quella valle, dipingendo en plein air.